Sono Niccolò Locatelli, il coordinatore di Limes Online, il sito di Limes, e sono qui essenzialmente a dare il fischio d'inizio a quello che poi sarà un dibattito fra i due, auspicabilmente tre relatori, comunque i due che attualmente vedete ai miei lati. Alla mia sinistra c'è Luca Raineri, attualmente assegnista di ricerca all'Istituto Superiore Sant'Anna, e alla mia destra c'è Luca Puttu, Senior Africa Analyst dell'Institute for Global Studies. Entrambi sono autori di articoli del numero che stiamo presentando oggi, Africa Italiana, numero che trovate in vendita alle vostre spalle, oltre che in edicole, in libreria, in PDF sul sito, numero sul quale dopo fare subito un chiarimento. Il titolo non si riferisce al nostro presunto ex impero coloniale, bensì a quello che rappresenta l'Africa per l'Italia da un punto di vista geopolitico, cioè questa è la domanda che ci siamo posti all'IMES nel momento di pensare a questo numero. Il che vuol dire andare oltre una serie di stereotipi che trovate spesso sulle prime pagine di tutti i giornali, per concentrarci su aspetti magari meno clamorosi ma più importanti e più profondi, che servono a spiegare quello che sta succedendo in Africa e perché ci interessa da un punto di vista geopolitico e dal punto di vista dell'interesse nazionale italiano. Tre sono le chiavi che abbiamo trovato in questa nostra ricerca, che poi appunto viene riflessa nel numero, cioè una è quella economica, una è quella migratoria e un'altra è quella della sicurezza at large, diciamo, cioè non soltanto per quanto riguarda i vari jihadismi, bensì anche per la presenza di una serie di organizzazioni criminali che hanno chiaramente un carattere mafioso e che poi portano alla formazione di stati mafia o di stati falliti, con tutto quello che ciò rappresenta e comporta sia per la sicurezza del continente africano sia poi per la sicurezza dell'Italia e dell'Europa. Dal punto di vista economico, per esempio, una realtà spesso sottaciuta è che l'Italia è un grande protagonista, tanto è debole la sua voce in politica quanto è forte la sua voce in economia, perché dal 2016 il nostro paese è diventato il terzo fornitore di investimenti diretti esteri in Africa dopo la Cina e gli Emirati Arabi. Questo perché si sono mossi alcuni dei nostri campioni nazionali pubblici e privati, Eni, Enel Green Power, Salini, e perché ci sono una serie di settori che in un panorama di crescita come quello che stanno vivendo numerosi stati africani comunque rappresentano delle opportunità interessanti, soprattutto per quanto riguarda il settore delle risorse, sia rinnovabili sia tradizionali, diciamo idrocarburi, per quanto riguarda il settore delle infrastrutture e per quanto riguarda la logistica, diciamo in generale. Un altro aspetto che abbiamo cercato di considerare con un'ottica diversa da quella che trovate ogni giorno sui giornali è quello della questione migratoria. Non pensando tanto al dibattito sulla presunta invasione in corso o i rischi che ci sono e che sono stati menzionati all'interno del dibattito italiano, quanto partendo dal presupposto che innanzitutto l'Africa è un continente attualmente relativamente sottopopolato, malgrado esposto a una prevedibile crescita demografica che quindi porterà a un cambiamento di quadro di qui, diciamo, al 2050. Ma abbiamo soprattutto cercato di capire quali sono i motivi delle migrazioni, il grosso dei quali, è bene ricordarlo, si ferma ben prima della Libia, ben prima del Mediterraneo, quindi ben prima dell'Italia, cioè a carattere intraafricano. E abbiamo anche cercato di capire perché vengono firmati continuamente degli accordi battezzati come storici, che poi hanno un'efficacia abbastanza relativa, se non nulla, per quanto riguarda il contingentamento dei flussi migratori dall'Africa verso l'Europa. La risposta che ci siamo dati, e che poi immagino sia Luca Raineri sia Luca Puttu espliciteranno nel corso dei loro interventi, è che spesso questi accordi vengono firmati con dei soggetti che non hanno o il vero potere per mantenere la parola data o non hanno l'interesse a mantenerla, in quanto sono spesso degli attori protagonisti del traffico di migranti. Traffico di migranti che tra l'altro è soltanto uno dei numerosi traffici che interessano i vari attori statali e soprattutto non statali che pullulano l'Africa e che interessano tra virgolette sotto forma di consumatori anche noi italiani e noi europei. Basti pensare all'itinerario che fa la cocaina, o meglio la coca, dall'America Latina all'Africa occidentale prima di arrivare in Europa, insomma, o direttamente in Italia oppure tramite i Balcani nel resto dell'Europa. È un itinerario che sta portando a una forte instabilità appunto numerosi paesi dell'Africa
occidentale e che poi si riverbera su di noi, diciamo, sotto forma di disponibilità abbastanza ampia di droga proveniente dall'America Latina oppure vabbè, per altri percorsi dall'Afghanistan per quanto riguarda gli oppiacei. La questione infine appunto della sicurezza, anche qui cerchiamo di andare oltre l'allarme per i jihadisti e per i jihadismi veri e presunti, cerchiamo di capire come molti dei soggetti che spesso superficialmente vengono interpretati come jihadisti in Africa siano in realtà qualcos'altro, nascano come qualcos'altro e possano essere spinti a mettersi il cappello jihadista per ragioni politiche interne, ma comunque senza avere mai come obiettivo finale lo stabilimento del califfato, quanto piuttosto la prosecuzione di appunto tutta quella serie di traffici cui accennavo prima, che il cappello della Guerra Santa a volte può servire a mantenere. Bon, io ho parlato fin troppo, quindi cedo inizialmente la parola a Luca Raineri e poi a Luca Puttu. Grazie. Grazie, si sente? Grazie Niccolò, grazie a Limes per l'invito e la possibilità di contribuire a questa chiacchierata. Sono particolarmente felice e fiero di avere la possibilità di parlare questa sera con voi, perché a questo numero hanno contribuito davvero tantissimi amici. Siete riusciti ad andare a pescare tutte le persone, tutti i giovani ricercatori che si stanno occupando di acqua di Africa ormai da qualche anno, quelli che non sono qui presenti stasera, la maggior parte sono in Africa in questo momento, sono in Mali, sono in Tunisia, sono in Egitto, sono in giro per il mondo. Fra i giovani ricercatori che si stanno occupando di Africa in questo momento in Italia, quelli che non sono in questo numero sono solo quelli che in questo momento stanno scrivendo la loro tesi di dottorato. Quindi devo dire che avete fatto un lavoro di ricerca molto raffinato e mi fa molto piacere, insomma, poter intervenire a presentare il lavoro di tutta una serie di giovani colleghi che credo e spero stanno contribuendo a dare una lettura un po' meno stereotipata e un po' meno provinciale delle dinamiche che avvengono in Africa, che spesso appunto sono dipinte sotto gli stereotipi a cui tu prima facevi riferimento. Molto brevemente, l'articolo con cui ho contribuito a questo numero parte dalla Libia e quindi vorrei anch'io provare a svolgere con voi un ragionamento che parte dalla Libia e che poi si dipana risalendo a monte nel percorso che è, fra le altre cose, il percorso della migrazione irregolare, cosiddetta. L'articolo di cui parlo si sofferma in particolare su un passaggio che sta a metà fra la Libia e ciò che sta a monte della Libia, il deserto del Sahara, il Sahel, eccetera, cioè il Fezzan, e in particolare del trattato di pace che è stato firmato proprio qui a Roma fra le tribù del Fezzan nel marzo di quest'anno, sotto l'egida, alla presenza del ministro degli interni Minniti, e che ha avuto tutta una serie di conseguenze di cui mi piacerebbe parlare con voi. Il primo aspetto che merita di essere rimarcato è che questo trattato di pace è stato firmato alla presenza del ministro Minniti, non alla presenza del ministro Alfano, e l'investimento dell'Italia verso la Libia è il fatto che l'investimento dell'Italia verso la Libia sia diretto, orientato e coordinato dal Ministero degli Interni anziché dal Ministero degli Esteri, primo, testimonia l'enfasi prevalentemente securitaria con cui l'Italia si affaccia alle questioni libiche e alle questioni migratorie, secondo, ha tutta una serie di conseguenze nella modalità in cui sono state interpretate le dinamiche di conflitto nel Fezzan. La faccio molto breve perché potremmo parlarne per settimane, ma insomma, che cosa è successo nel Fezzan? Il Fezzan, la regione sud-occidentale della Libia, è una regione in cui durante la rivoluzione, durante la cacciata di Gheddafi, una etnia storicamente molto marginale, il Tebu, ha assunto un'importanza completamente spropositata. È una tribù storicamente marginale, 150.000 individui stimati, pochi clan, che hanno vissuto per la maggior parte del tempo dispersi nelle montagne del Tibesti, quindi geopoliticamente poco rilevanti. Non stupisce che quasi nessuno ne abbia approfondito la storia e la politica nel corso degli anni, ma che nel momento in cui si avvera la rivoluzione svolgono tutto un tratto un ruolo determinante, perché Gheddafi con il fiato corto a causa appunto dell'insorgenza della rivoluzione decide di fare appello ai Tebu cercandone la fedeltà dopo che li aveva marginalizzati e maltrattati per alcuni decenni,
cercandone la fedeltà, libera di prigione uno dei presunti leader militari del Tebu, Barca Guardugu, e gli dice: prendi queste armi, vai e lotta per me nel sud della Libia e combatti per me, per il Fezzan, per mantenere in piedi il regime. Barca Guardugu prende le armi, arriva in Fezzan e poi le punta contro i lealisti di Gheddafi. Questo gli consente di sgominare, di conquistare un territorio vastissimo e di mettere le mani su tutti i traffici che transitano da quella zona, che all'epoca non sono prevalentemente i traffici dei migranti, lo diventeranno man mano, ma sono traffici di armi fondamentali, traffici di droga, e quando parliamo di droga parliamo di cocaina, parliamo di droghe sintetiche di vario tipo, parliamo naturalmente di hashish marocchina, parliamo di ogni genere di droga, ma anche traffico d'oro, ci sono diverse miniere d'oro che si trovano in quella zona. Quindi i Tebu, in italiano non si capisce neanche bene come li si debba chiamare, acquistano una importanza spropositata che naturalmente non piace, che destabilizza gli equilibri locali, regionali, nazionali, e che quindi non piace alle tribù che si considerano rivali dei Tebu, come i Tuareg e come alcuni clan arabi quali gli Awlad Suleiman. Allora, questo scatena tutta una serie di conflitti molto violenti. Va osservato che fra i conflitti più violenti che abbiamo avuto nel corso del conflitto libico ci sono proprio i conflitti nello spopolatissimo e poverissimo sud della Libia, in particolare in Fezzan, ma non solo in Fezzan. Una serie di conflitti che hanno il loro acme, il loro apice nel 2014, nel 2015, tanto da scatenare la corsa della comunità internazionale a cercare di porre fine a questi conflitti, a cercare di appacificare queste tribù, a trovare una soluzione al conflitto. E i tentativi sono numerosi, non crediamo che il tentativo dell'Italia sia un caso isolato. C'è stato tutti i big players del conflitto libico sono intervenuti per cercare di mediare, per cercare di pacificare questo tipo di tensioni, perché tutti hanno capito che il sud della Libia è la chiave per la stabilizzazione della Libia e della stabilizzazione dei traffici che preoccupano l'Europa, ovvero in particolare il traffico dei migranti. E questo, scusate, metto un inciso, ma è molto interessante che l'Europa si preoccupi così spiccatamente e così unicamente del traffico di migranti, tutto sommando chiudendo gli occhi con una certa benevolenza su tutta un'altra serie di traffici che dal punto di vista securitario risultano essere molto più rilevanti: il traffico di armi, il traffico di droga, eccetera eccetera. Comunque, insomma, tutti si concentrano sul sud della Libia, gli Emirati Arabi che tentano di sponsorizzare un percorso di pace, e quindi immediatamente il Qatar che tenta di sponsorizzare un percorso di pace di segno opposto, il Chad pilotato dalla Francia. Tutti questi tentativi per una ragione o per l'altra falliscono, perché i diversi interlocutori non sono ritenuti particolarmente credibili, nel senso che le affiliazioni, le vicinanze, i supporti politici degli uni e degli altri sono fin troppo chiari. In questa situazione di una certa confusione intervengono, fra gli altri, in questi moltissimi tentativi, anche alcune ONG italiane dedicate proprio al peacebuilding, che riescono in effetti a costruire una serie di relazioni che saranno poi sostenute, sponsorizzate e infine recuperate proprio dall'Italia, proprio dal Ministero degli Interni, proprio da Minniti, in realtà prima in qualità di responsabile del comparto sicurezza dei servizi e poi come responsabile del Ministero dell'Interno, saranno recuperate al fine appunto di sponsorizzare un trattato di pace che sarà poi firmato a Roma nel marzo 2017. Che cosa è successo? Questo trattato di pace ha funzionato, non ha funzionato? Abbiamo visto i flussi aumentare, abbiamo visto i flussi diminuire, abbiamo visto la pace, non abbiamo visto la pace? La risposta è che probabilmente, ma è molto difficile rispondere perché in realtà pochissime persone hanno accesso al Fezzan, ma probabilmente questo trattato non ha funzionato per niente. Non sono diminuiti gli arrivi in Libia da sud, sebbene le nostre autorità italiane, europee, amino ripetere che sono diminuiti, ma si basano su dei dati forniti da diverse organizzazioni internazionali che in effetti dicono, noi ne vediamo di meno, e questa è la parte che politici italiani ed europei rimarcano con particolare enfasi, e poi sottoaggiungono, però non sappiamo niente di quello che succede nei posti dove noi non abbiamo controllo ed è molto probabile che le persone continuino a passare in altre direzioni, e in effetti questo è probabilmente proprio quello che si sta verificando, ma non è quello che viene ripetuto e ribadito dai diversi leader politici. Allora, non sono diminuiti i flussi e non è effettivamente aumentata la pace, anzi un report recentissimo uscito proprio settimana scorsa da parte di un
importante e prestigioso think tank olandese, dimostra che il sud è in tutta la Libia proprio l'area in cui le tensioni, i conflitti e lo stato di guerra si è più particolarmente aggravato rispetto a tutto il resto del paese. Detto questo, quali sono le difficoltà fondamentali di questo specifico trattato? E scusate, mi focalizzo su questo, ma perché mi sembra emblematico di tutta una serie di dinamiche che poi riguardano l'Africa, e se ho tempo accenderò volentieri anche a quelle, perché riguardano l'Africa nel senso del traffico dei migranti. Primo, che quello che è successo è che ci si è rivolti probabilmente agli interlocutori sbagliati. Questo perché con un'ottica abbastanza primitivista, abbastanza che rivela una certa mancanza di conoscenza rispetto alle dinamiche africane, ci si è rivolti tipicamente a alcune figure quali capi tribù. E i capi tribù sicuramente sono degli attori rilevanti, ma non va dimenticato che in un contesto percorso da traffici di armi e percorso da quantità di soldi portate da traffici di vario tipo, la legittimità, la capacità di presa e di controllo dei cosiddetti capi tribù, delle cosiddette autorità tradizionali, è sempre meno scontata, è sempre meno evidente, e quindi l'appellarsi a dei capi tribù, a delle autorità tutto sommato feudali, che non hanno più nessuna capacità di controllo, di signori della guerra armati fino ai denti e pieni di miliardi che possono facilmente comprare e cooptare le popolazioni locali, è probabilmente anche il risultato proprio di quello che dicevamo prima, cioè del fatto che questo tipo di trattato di pace è stato sponsorizzato non da un ministero degli esteri che ha la capacità, probabilmente si spera, gli strumenti di lettura dei diversi rapporti di forza, ma da un ministero che è interessato al controllo del territorio. Gli hanno detto: questi sono i capi, e loro con questi hanno interloquito, se non che questi capi si sono dimostrati di fatto non all'altezza dei loro compiti, al di là di tutte le migliori intenzioni. Questo è anche dovuto al fatto che nella migliore eredità dei movimenti nomadici, dei movimenti, delle popolazioni segmentarie che abitano questi territori, è successo che l'eredità di questo signore della guerra di cui vi parlavo, Barka Ouardougou, quando Barka Ouardougou è morto, si è diffusa fra diversi epigoni, diversi successori, competitor, parenti, fratelli, cognati che si fanno la guerra a vicenda, ed è in effetti molto difficile garantire un equilibrio, una pace, una ricomposizione degli interessi di questi attori, che non hanno nessun interesse a fare la pace, perché loro stanno benissimo come stanno, i Tebu in particolare. La seconda difficoltà è nata dal fatto che il contesto politico nazionale libico è completamente cambiato da quando questi peace talks sono iniziati nel 2016 alla situazione presente. Perché? Perché giustamente si è cercato un coinvolgimento delle autorità nazionali libiche per dare, diciamo, una copertura, un cappello nazionale a questo percorso, a questo trattato di pace. Li si è andati a cercare nel GNA, nel governo di accordo nazionale, e naturalmente l'Italia si è rivolta ai suoi interlocutori classici, tradizionali all'interno della Libia, cioè i misratini legati all'islamismo politico, legati alla Fratellanza Musulmana, sostanzialmente Maitik e Kashman. La cosa aveva un senso perché questi sono gli interlocutori dell'Italia, lo sono sempre stati, e perché il GNA aveva una certa presa al sud. È successo che ora non ce n'è più per niente. Perché? Perché Misrata è stata risucchiata al nord nel conflitto contro lo Stato Islamico. E anche qui, guardate, quando si parla di Libia è impossibile ridursi a delle dicotomie, a dei meccanicismi, perché Misrata, esponente di un certo islamismo politico e che sostiene dell'islamismo anche armato in giro per la Libia, è stata però la città, è stata la milizia, è stata la forza, la componente politica che ha dedicato il maggiore sforzo in assoluto alla guerra contro lo Stato Islamico che era insediato a Sirte. Hanno perso 800 uomini, è stata di sicuro una delle battaglie più serie e più sanguinose anche della storia del conflitto libico. Misrata risucchiata a nord in questo conflitto, LNA e Haftar ne hanno approfittato subito per insediarsi a sud, e quando Misrata è cercata di ritornare a sud per riprendersi le basi che erano state sottratte da Haftar, è successo che le milizie di Misrata hanno perso completamente il controllo e si sono rese responsabili di eccidi efferati. Ci sono state più di 80 persone, sembrerebbe che sono state letteralmente sgozzate da misratini e alleati proprio a maggio di quest'anno, quindi facendo perdere la credibilità di misratini e alleati verso le popolazioni locali. E ancora una volta,
questo ancora una volta mi sembra come dire, indebolire tutte le dicotomie di cui si sente parlare a proposito della Libia. Esistono episodi di violenza e violazioni dei diritti umani clamorose da un lato e dall'altro. C'è naturalmente il signore della guerra Warfalli, indagato dalla Corte Penale Internazionale, che è uno degli uomini di riferimento di Haftar, ma ci sono anche i misratini che hanno sgozzato gli uomini di Haftar nel sud della Libia. Quindi, con l'avanzata di Haftar nel sud, l'Italia e i suoi alleati perdono una capacità di interlocuzione con gli attori locali. Esistono altri elementi che non sono da sottovalutare. Che cosa ha fatto, che cosa è stato promesso ai leader del sud della Libia per garantire la pace, per sponsorizzare la pace? Naturalmente sono stati promessi investimenti a pioggia per scatenare uno sviluppo economico e per favorire lo sviluppo economico e l'assorbimento di manodopera. Non dimentichiamo che il sud della Libia è storicamente la regione più marginalizzata, più povera, eccetera, eccetera. Questo sembra essere una speranza utopica più che una possibilità reale, perché stiamo parlando di uno dei territori più pericolosi del paese, percorsi da una criminalità galoppante e da una insicurezza molto molto diffusa, per cui tutte le promesse e i fondi numerosissimi che sono stati stanziati anche con generosità e con le migliori intenzioni anche dall'Italia per lo sviluppo del sud della Libia rischiano di non poter essere in alcun modo mobilitati e utilizzati in questo momento, mettendo in seria difficoltà gli interlocutori di questo trattato di pace, che sono naturalmente tornati presso le loro comunità promettendo sviluppo, benessere e progresso grazie anche agli aiuti provenienti dall'esterno, ma questi aiuti stentano veramente ad arrivare sul campo in questo momento e prevedibilmente anche per il futuro avvenire. Il quarto elemento fondamentale che sembra essere stato ignorato è che viviamo in territori in cui i traffici rappresentano tutto sommato la miglior garanzia di sopravvivenza delle popolazioni. E abbiamo in realtà delle lessons learned, no? Delle esperienze da cui la comunità internazionale e anche l'Italia hanno imparato o dovrebbero aver imparato. Mi sto riferendo a quello che è successo con la prima grande strategia diciamo coerente dell'Unione Europea verso l'Africa, che era la strategia di sicurezza e sviluppo nel Sahel del 2010-11. Questa strategia prevedeva senza particolari sorprese, tutta una serie di investimenti per cercare di favorire l'assorbimento di manodopera, l'impiego dei giovani e quindi di ridurre l'esposizione ai rischi di radicalizzazione, ai rischi criminali, eccetera, eccetera. Questa strategia è fallita completamente, come dimostra l'insicurezza galoppante e decisamente aggravata oggi nella regione saheliana e in Mali in particolare, anche perché quando sono arrivati gli esponenti del governo maliano con i sacchi di soldi dell'Unione Europea a presentarsi nel nord del Mali dicendo siamo pronti a investire, siamo pronti a dare a tutti voi giovani di Kidal, che era questa città in particolare, l'opportunità di lavorare nelle boutique, nei garage, nei campi e in tutte le attività economiche che staremo sviluppando, è successo letteralmente, raccontano i testimoni, che i giovani di Kidal si sono dati appuntamento di fronte al Presidente della Repubblica, di fronte a questo speech del Presidente della Repubblica, per guardarlo in faccia, sentirgli fare queste promesse e poi scoppiargli tutti a ridere davanti per ricordargli implicitamente che loro non sapevano che farsene di questi quattro soldi per lavorare nei garage o per lavorare nei campicelli che sarebbero stati lanciati dalle iniziative con le migliori intenzioni della comunità internazionale, perché loro in un giorno avrebbero potuto guadagnare 10 volte tanto quanto era loro promesso per gli anni a venire, dedicandosi a un trasporto di un carico di cocaina o a un trasporto di armi per un signore della guerra locale. Non sembra che questo tipo di esperienze abbiano insegnato qualche cosa alle strategie di sviluppo che si vogliono mettere in pratica oggi, nel Fezzan. Allora, questo secondo me ci porta ad un'altra di queste magniloquenti dichiarazioni che sono date in pasto, io spero, più alle opinioni pubbliche che non a poi le burocrazie che devono mettere in pratica queste strategie, perché sono strategie che spesso mancano di ogni razionalità e di ogni capacità di essere poi portate a termine. E sto parlando in particolare del recente incontro di Abidjan, il vertice Unione Europea e Unione Africana. Allora, in questo vertice che cosa è successo? Sarò brevissimo, ma insomma, quello che è stato promesso, sbandierandolo come la novità, la strategia del secolo, sono sostanzialmente due cose che sono più o meno more of the same, che sono più
evacuazioni umanitarie, ovvero rimpatri delle persone che si trovano detenute all'interno dei campi di detenzione in Libia, e una maggiore coordinazione ai fini della condivisione dell'intelligence per la interruzione dei traffici e per la repressione delle reti criminali che si occupano del traffico di migranti. Allora, le difficoltà che sono insite in questo accordo mi sembrano saltare subito agli occhi. La prima è che nessuno sa davvero quante siano le persone detenute nei centri di detenzione in Libia. A dirla tutta, nessuno sa quanti siano i centri di detenzione in Libia e nessuno sa neanche quali siano i centri di detenzione legali in Libia. Provate voi a farvi dare una lista di quali sono i centri di detenzione legali, cambia di settimana in settimana, cambia di giorno in giorno, cambia di persona in persona, di interlocutore in interlocutore. La cosa sorprende poco. In Libia non c'è quasi niente di legale, neanche il governo è legale, ci sono 3 governi che reclamano ciascuno la propria legalità. Nessuno sa davvero quanti siano, non esistono dei dati, ma si sospetta che siano diverse centinaia di migliaia, che naturalmente sono in aumento ogni anno, perché ci sono le persone che arrivano tutti gli anni. Nonostante gli accordi stipulati al sud per frenare gli arrivi in realtà continuano ad esserci, continuano ad aumentare, anche perché questo territorio è completamente incontrollabile. Attualmente, al ritmo attuale, già l'Unione Europea in realtà sta finanziando delle evacuazioni umanitarie, cioè dei rimpatri verso i paesi di partenza. Attualmente, nella più ottimistica delle ipotesi, si vengono rimpatriate 10, diciamo 15.000 persone all'anno, quando ogni anno ne entrano nel paese almeno 100.000. Nel 2016 erano 300.000, 330.000 per essere precisi. Allora, noi vi rendete bene conto che naturalmente si tratta di una fatica di Sisifo, quando anche gli sforzi europei, che già ci costano molti soldi e costano anche politicamente, dovessero raddoppiare, dovessero triplicare, dovessero decuplicare, non staremmo al ritmo di quello che è richiesto per poter favorire queste cosiddette evacuazioni. Quando si parla poi di rafforzamento del coordinamento di intelligence per la repressione dei traffici migratori, anche qui siamo in una situazione che in realtà non configura un reale cambiamento. Questo auspicio è stato fatto dalle autorità europee per anni, ma la condivisione delle intelligence fra autorità europee non funziona neanche all'interno dell'Europa. Cioè, voi sapete che l'Unione Europea, con grande enfasi anche proprio da parte dell'Italia, sta finanziando una missione militare, della Marina Militare, di pattugliamento delle coste libiche, che ha fra i suoi diverse missioni, diversi mandati, quello di evitare non solo il traffico di migranti, ma anche di evitare il traffico di armi che entrino in Libia e che vadano a finanziare, che vadano a sostenere lo Stato Islamico e altri attori. Fino ad oggi le marine militari congiunte dell'Unione Europea sono state in grado di fare meno di 5 abbordaggi e di 5 verifiche, perché per fare questi abbordaggi c'è bisogno di un livello di conoscenza e di intelligence che gli attori europei o non hanno o non sono disposti a condividere in un contesto multilaterale come quello delle azioni europee. Per cui, se già fra attori europei siamo disposti a spendere soldi ma a non condividere informazioni per fondamentalmente finanziare una missione militare che non riesce a espletare il suo mandato, figuriamoci se fra attori africani ed attori europei è possibile una reale condivisione di intelligence. Il tutto quindi rischierà di tradursi, come finora si è visto fare, sostanzialmente in una repressione abbastanza cieca e in un rafforzamento delle diverse polizie di frontiera destinate a incidere e a tentare di diminuire il flusso dei migranti verso l'Unione Europea. Questo espone a dei rischi notevolissimi, e su questo concludo. Espone a dei rischi notevolissimi, vi faccio proprio un paio di esempi rapidissimi. Il primo esempio che vorrei fare riguarda il Sudan. In Sudan, che naturalmente sapete è uno dei paesi di transito più importanti per il flusso di migranti che arrivano in Libia e poi da lì verso l'Europa, il Sudan ha effettivamente utilizzato i fondi allocati dall'Unione Europea per finanziare una forza militare che presidia il confine fra Sudan e Libia, quindi diciamo l'angolo nord-occidentale del Sudan, parte dei Janjaweed, cioè della milizia accusata di genocidio nel Darfur.
queste sarebbero le forze a cui indirettamente ci si appoggia per controllare il flusso di migranti. Al di là naturalmente dell'enormità della cosa dal punto di vista dei diritti umani, la strategia non è neanche funzionale, perché in realtà il vero interesse del governo del Sudan non è certo quello di fermare il flusso di migranti che vanno in Libia, è quello di impedire ai migranti che sono in Libia, che vengono considerati potenzialmente dei ribelli e dei traditori, di ritornare in Sudan e di portarci le armi. Quindi in realtà quello che questa milizia sta facendo è in gran parte evitare il riflusso di migranti verso il sud. Un altro esempio che vi voglio portare di queste strategie decisamente maldestre che dovrebbero incentivare la repressione dei flussi di migrazione clandestina riguarda migrazione irregolare, riguarda il Niger. In Niger è diventato un po' il pilastro, il caposaldo delle strategie europee di contenimento dei flussi migratori, in particolare la città di Agadez. Questo ha avuto tutta una serie di conseguenze e veramente cercherò di essere molto rapido, ma in realtà sappiamo bene, lo sanno tutti, leggete qualunque report, è un'evidenza abbastanza incontrovertibile che sono proprio le forze di sicurezza, polizia, gendarmeria, eccetera, militari del Niger che in un certo senso vivono grazie ai traffici dei migranti. Molti hanno rivelato pubblicamente alla stampa eccetera di non poter finanziare neppure il loro trasporto, neppure la benzina che serve per i loro trasporti, se non fosse tramite i soldi che vengono estorti ai migranti al loro passaggio. Allora, in un paese in cui ci sono stati dall'indipendenza oggi 6 colpi di Stato per mano militare, vi immaginate voi bene quanto il presidente possa avere interesse a mettersi di traverso alla fondamentale sorgente di income dei militari. Abusi dei militari che si riversano non solo sui migranti ma anche sull'intera popolazione, perché nel momento in cui le autorità politiche e militari del paese si sentono completamente protette internazionalmente in virtù dell'assegno in carta bianca che gli è stato dato dalla comunità internazionale per la lotta contro le migrazioni, aumenta fortissimamente la repressione interna. E sono proprio degli ultimi mesi tutta una serie di episodi di abusi, di detenzioni arbitrarie, di detenzioni sistematiche ai danni dei rappresentanti della società civile che fanno opposizione e che, per dire, hanno pubblicato alcuni dati riguardo a scandali di malversazioni relativi alle miniere di uranio recenti in Niger. Se volete ne possiamo riparlare, il caso interessantissimo, il cosiddetto Uranium Gate. Quindi repressione sempre più sistematica ai danni della popolazione civile. E con questo faccio veramente l'ultima segnalazione prima di passare la parola, ma per aprire anche su un altro tema che mi sembra possa essere particolarmente interessante. Perché a noi interessa il problema della repressione, delle violazioni dei diritti umani e degli abusi di potere da parte degli stati africani? Naturalmente ci interessa per una questione umanitaria e il diritto umano, che in teoria dovrebbero essere le bandiere dell'azione esterna dell'Unione Europea e a fortiori dell'Italia. In secondo luogo, io credo che ci interessi perché la ricerca ad oggi più accurata, più dettagliata e più solida riguardo alle origini del fenomeno del terrorismo islamista in Africa dimostrano in maniera molto chiara che ciò che spinge i giovani a farsi reclutare volontariamente all'interno di questi gruppi armati cosiddetti terroristi, la prima ragione non è la mancanza di lavoro, non è l'esposizione a degli imam particolarmente radicalizzati, non è il cambiamento climatico, non è nessuna di queste cose, sono gli abusi sofferti da parte dello Stato, gli abusi sofferti da parte delle forze di polizia, gli abusi sofferti da parte di regimi considerati corrotti. Noi stiamo in realtà favorendo questa dinamica? Di certo non stiamo mettendo in campo delle politiche che adottino tutte le cautele possibili per evitare che questo avvenga. Vi ringrazio per l'attenzione. Bene, grazie a Luca Reneri per aver fatto un quadro, direi drammatico, insomma, della nostra presunta strategia, dove per nostra intendo sia italiana sia europea, in Libia e nel Sahel. Pare di capire che abbiamo sbagliato nel migliore dei casi solo gli interlocutori e nel peggiore sia gli interlocutori che i motivi che animano gli interlocutori. Mi rivolgo adesso a Luca Puddu per vedere se in un altro paese chiave sia dell'Africa per quanto riguarda l'Italia, cioè l'Etiopia, le cose sono andate in maniera diversa. C'è lì una situazione diversa naturalmente rispetto alla Libia, all'apparenza politicamente più tranquilla, un'economia in crescita,
e al contempo, un punto se vogliamo in comune, c'è la questione dell'eredità italiana non piacevole, ecco, per usare un eufemismo. Quindi vorrei capire tutto questo come si colloca l'Etiopia all'interno del Corno d'Africa, naturalmente, e l'Etiopia per noi che cos'è oggi. Grazie. Grazie mille, grazie innanzitutto per l'invito e per la possibilità di contribuire al volume. Ma sì, l'Etiopia è spesso dipinta come un simbolo della rinascita economica del continente africano. Negli ultimi 10 anni è cresciuta con tassi di crescita annuale vicini alla doppia cifra ed è stata anche spesso elevata dai donatori internazionali, in particolar modo dalla Banca Mondiale, a modello di governance. Effettivamente il governo etiopico è stato in grado negli ultimi 10-12 anni di raggiungere alti livelli di crescita economica coniugando da una parte un'apertura ai capitali esteri con una forte presenza dello Stato nell'economia, ufficialmente allo scopo di combattere la corruzione e le disuguaglianze sociali. E l'Italia ha sicuramente beneficiato di questa apertura dell'Etiopia ai capitali esteri. Oggi i capitali italiani sono presenti in Etiopia nel settore agroalimentare, ma soprattutto nel settore delle grandi infrastrutture, in particolar modo delle dighe. L'Etiopia oggi, il governo etiopico ambisce a diventare un paese a medio reddito entro il 2025 grazie alla costruzione di una serie di dighe che dovrebbero ridisegnare il panorama ambientale del paese e portare l'energia elettrica in ogni angolo del paese. In realtà il caso dell'Etiopia secondo me è molto interessante rispetto all'Italia, perché rivela quella che è una dinamica che contraddistingue la politica estera italiana nei confronti dell'Africa, non soltanto oggi, ma io direi lungo tutta la storia dell'Italia repubblicana, ed è cioè l'assenza di un disegno strategico di lungo periodo e la capacità dei capitali italiani all'estero, in questo caso in Etiopia, di colmare quel vuoto politico, di farsi portatori di specifici disegni di politica estera, talvolta in collaborazione ma talvolta anche in competizione con quelli che sono teoricamente gli organi deputati a gestire la diplomazia del nostro paese, in particolar modo la Farnesina. Per l'appunto, dicevo, si tratta di una dinamica di lungo periodo. Se guardiamo ad esempio agli anni 60 e 70, quando l'Italia cerca di ricostruire il suo rapporto con l'Etiopia con qualche difficoltà dopo la parentesi dell'occupazione tra il 1936 e il 41, notiamo ad esempio come da un punto di vista politico il governo italiano sia molto debole, ma in realtà la relazione bilaterale sia gestita in maniera quasi esclusiva dal Banco di Roma, un istituto bancario controllato dallo Stato che svolge il ruolo di agenzia ombra per la cooperazione e lo sviluppo e che di fatto detiene le redini della politica della cooperazione. E il Banco di Roma si fa alleato del governo etiopico nel drenare capitali dall'ex colonia eritrea diventata nel 62 provincia dell'impero e spostarli verso Addis Abeba, contravvenendo in qualche modo a quelle che sono le direttrici generali di politica estera dell'Italia, che guardava con celato favore al mantenimento, se non dell'indipendenza, perlomeno di una certa sfera di autonomia da parte dell'Eritrea. Questo comportamento naturalmente in cambio della possibilità di investire nelle regioni centrali dell'impero che offrivano maggiori opportunità di profitto. E ancora, se guardiamo al periodo della rivoluzione tra il 74 e il 77, quando il governo rivoluzionario del Derg nazionalizza le aziende italiane in Etiopia, il governo italiano si schiera senza alcun tentennamento dalla parte del capitale, facendo pressioni nei confronti della Banca Mondiale per chiudere tutti i rubinetti della cooperazione e costringere così il governo etiopico a, diciamo, assumere una posizione di maggiore condiscendenza sulla questione compensazioni. Dicevo una traiettoria di lungo periodo perché se arriviamo all'oggi notiamo come in realtà questo predominio nel capitale nel disegnare la politica estera e di cooperazione dell'Italia nei confronti dell'Etiopia persiste ancora oggi. Facevo prima un riferimento
alle grandi dighe costruite dal governo etiopico in collaborazione con aziende italiane, in particolar modo la Salini in Pregio, che è presente in Etiopia sin dagli anni 60 e che oggi è il principale alleato del governo etiopico nel costruire queste grandi dighe e queste grandi centrali idroelettriche. E nel 2004 il governo italiano assegna all'Etiopia un pacchetto di aiuti bilaterale che sarà il pacchetto d'aiuti più ambizioso mai rilasciato dalla cooperazione italiana nel corso della sua intera storia, un pacchetto d'aiuti bilaterale che viene concentrato nel finanziamento del progetto Gilgel Gibe 2, appunto una centrale idroelettrica realizzata dalla ditta Salini. Ciò che è interessante notare in questo caso è il fatto che la rappresentanza diplomatica italiana da Addis Abeba e la Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo inizialmente offrissero il loro diniego a questo pacchetto d'aiuti, perché considerato politicamente inopportuno, perché appunto si trattava del più grande pacchetto d'aiuti mai erogato dalla cooperazione italiana e non sembrava il caso di focalizzarlo su un unico progetto che oltretutto pareva avere presentare delle problematiche in termini di impatto ambientale. Ebbene, la Salini in quel caso riuscì, facendosi da intermediario tra il governo etiopico e il governo italiano, a utilizzare i suoi canali e la sua influenza presso il governo di Roma per bypassare quelli che erano gli organi della diplomazia italiana ad Addis Abeba e definire poi quella che sarebbe stata la traiettoria della cooperazione allo sviluppo italiana nei confronti dell'Etiopia nel corso degli anni successivi. In realtà il caso dell'Etiopia è secondo me interessante un pochettino anche per vedere come il fenomeno del jihad oggi nel Corno d'Africa stia contribuendo in qualche modo a consolidare o anche a riconfigurare quello che è lo Stato africano. L'Etiopia, come forse alcuni di voi sanno, è stata investita negli ultimi anni da una serie di proteste da parte di alcuni gruppi etnici che si sentono discriminati all'interno dello status quo attuale, in particolar modo gli Oromo e gli Amara, ma il governo etiopico è stato molto efficace nello schermare in particolar modo le critiche internazionali degli Stati Uniti e dell'Unione Europea, utilizzando proprio il repertorio della lotta al terrorismo per evitare l'ingerenza di paesi terzi nei suoi affari domestici. Se pensiamo ad esempio alla capacità del governo etiopico di utilizzare la guerra globale al terrore nel Corno d'Africa, in particolar modo nei confronti dell'Al-Shabaab, per piegare in qualche modo Stati Uniti e Unione Europea ai suoi disegni di politica regionale, si tratta veramente di un capolavoro diplomatico. Tornando al tema dell'Italia, ad esempio l'Etiopia nel 2006 decide di invadere la Somalia, al tempo governata da una coalizione, le cosiddette corti islamiche, e lo fa appunto appellandosi alla necessità di combattere il terrorismo di matrice islamica in Somalia, riuscendo in questo caso a vincere le obiezioni del governo italiano, che invece era stato storicamente a favore della ricostituzione di uno Stato somalo unitario e vedeva nell'esperimento delle corti islamiche l'opportunità di ricreare un forte governo centrale a Mogadiscio. E ancora nel corso di questi ultimi anni l'Etiopia è stata in grado di utilizzare la sua collaborazione con gli Stati Uniti in Somalia in un'ottica di contenimento dell'Al-Shabaab, proprio per evitare appunto che potessero essere frapposte critiche alla sua politica di gestione del rapporto con l'opposizione interna. Proprio nel settembre del 2017 il Congresso degli Stati Uniti doveva discutere una mozione presentata da alcune associazioni etiopiche della diaspora in cui si criticava il record del governo etiopico in tema di diritti umani. Ebbene, il governo etiopico ha fatto presente che un'eventuale approvazione di quella mozione avrebbe messo in pericolo la collaborazione dell'Etiopia nella lotta regionale al terrore, e quella mozione è sparita immediatamente dal calendario dei lavori.
In realtà il tema dello jihad, proprio nel Corno d'Africa, in particolar modo in Etiopia, è funzionale anche a riconfigurare quelli che sono i rapporti centro-periferia all'interno dello spazio politico etiopico. Se prendiamo ad esempio il caso del Somali Regional State, ebbene, è veramente paradigmatico di come delle entità regionali, ad esempio prima quando si parlava del Fezzan, mi veniva in mente una sorta di continuità, queste entità regionali che spesso si trovano localizzate lungo i confini internazionali dello Stato e riescono, grazie appunto alla lotta al terrore, all'assistenza militare che viene offerta dai governi centrali, a ritagliarsi dei propri spazi di autonomia. Il Somali Regional State, in passato Ogaden, una provincia etiopica maggioranza somala, che è sempre stata governata negli ultimi 120 anni dai vari governi etiopici come una zona di frontiera, una sorta di area cuscinetto tra i bassopiani abitati da popolazioni percepite come ostili e il cuore dello Stato etiopico, ovvero sia l'altopiano cristiano ortodosso. Ebbene, nel 2007, per la prima volta nella storia recente dell'Etiopia, un somalo appartenente al clan Ogaden diventa il responsabile per conto del governo etiopico della campagna di controinsorgenza nei confronti di un movimento armato, l'Ogaden National Liberation Front, che combatteva per la secessione appunto di questa provincia somala. E a partire dal 2007, per arrivare fino ai giorni nostri, il presidente del Somali Regional State, utilizzando per l'appunto il repertorio della lotta al terrorismo, in questo caso dell'Ogaden National Liberation Front, è stato in grado di ottenere tutta una serie di aiuti militari da Addis Abeba e successivamente anche dal governo britannico, dunque aprendo ad una sorta di diplomazia parallela, costituendo una forza di polizia, la cosiddetta Liu Police, che è forte oggi di circa 30.000 uomini. Ebbene, grazie alla Liu Police, oggi il presidente del Somali Regional State e il Somali Regional State sono diventati di fatto una sorta di entità semi-indipendente che conduce una propria politica estera parallela in Somalia, dove la Liu Police ha gradualmente sostituito l'esercito etiopico a partire dal 2016, quando le forze armate federali tornarono in Etiopia per sedare le proteste appunto di cui accennavo prima, e ha utilizzato l'ombrello della lotta all'Al-Shabaab per affermare ad esempio manu militari le pretese dei clan Ogaden lungo il confine internazionale conteso con lo stato regionale somalo del Galmudug, dunque combattendo le milizie somale Abergedir e additandole come una costola dell'Al-Shabaab. E le stesse dinamiche ad esempio le riscontriamo ad esempio oggi nel conflitto tra il Somali Regional State e lo stato regionale di Oromia, laddove sono in atto da circa 6 mesi una serie di scontri al confine tra i due stati per il controllo di pascoli e fonti d'acqua, che in realtà coinvolgono anche elementi delle due amministrazioni, e in questo caso il Somali Regional State si sta cercando di affermare manu militari le proprie pretese su questi territori che in teoria appartengono oggi allo stato regionale di Oromia, dipingendo gli avversari politici come alleati dell'Oromo Liberation Front, un movimento armato designato come terrorista dal governo di Addis Abeba che combatte per la secessione dello Stato regionale di Oromia. Ma io mi fermerei qua, infatti, in quel caso. Grazie mille. Grazie a Luca Pundu, perché partendo da quelle che noi pensavamo fossero le debolezze dell'Africa, abbiamo scoperto in realtà attraverso la tua ricostruzione sulla nostra presenza in Italia le debolezze italiane, nel senso una ormai decennale mancanza di strategia politica che ha fatto sì che gli interessi economici, per quanto di provenienza italiana, avessero la maggiore appunto su considerazioni di politici. E poi invece un tratto che in parte anche Luca Ranieri aveva sottolineato, dell'uso strumentale del jihad da parte delle entità statali. Allora, prima di passare la palla alle domande dal pubblico, io ve ne faccio una e poi magari rispondete a tutte insieme, insomma, quindi, però intanto ve la segnate.
La domanda cui in parte avete già risposto è in realtà una richiesta di chiarimento una volta per tutti all'affermazione che si sente sempre: si stava meglio con Gheddafi, dove quel si stava meglio con Gheddafi può essere declinato a seconda delle varie dittature, insomma, e dal punto di vista italiano, cioè nel senso, se l'Italia pensa di stare meglio con, che stava meglio con Gheddafi, ha ragione, ha torto, è chiaro che ha torto, però che vorrei che voi poteste spiegare una volta per tutte in maniera definitiva perché, non soltanto da un punto di vista dei valori umanitario, ma soprattutto da un punto di vista geopolitico, che poi è il nostro focus. Si stava meglio con Gheddafi? No, la risposta è no, e non è così solo per motivi umanitari, cioè credo che anche una valutazione ponderata e oggettiva delle circostanze porti a concludere che non si stava meglio quando c'era Gheddafi, e questo per non poche ragioni. Primo, non dimentichiamo che Gheddafi è stato direttamente il finanziatore della maggior parte delle guerre che si sono svolte nel continente africano fra gli anni 90 e gli anni 2010. Non ultimo Charles Taylor, voglio dire, il flusso di armi che originavano dalla Libia e che si distribuivano a ribellioni non particolarmente attente nel rispetto dei diritti umani o della stabilità dell'intero continente non deve essere in nessun modo trascurato. Per la stabilità dell'intero continente, l'assenza di un autocrate completamente imprevedibile ma armato fino ai denti e per giunta con armi particolarmente letali è una buona notizia. Non dimentichiamo che Gheddafi ha tentato, senza riuscirci, ma di sparare dei missili sull'Italia. Non dimentichiamo che Gheddafi ha finanziato campagne di terrorismo in diversi paesi europei, compreso in Italia. Per cui, dire che non sono fra quelli che condividono la nostalgia per Gheddafi. La cosa che però va tenuta in considerazione è che in Libia aumentano i nostalgici di Gheddafi. L'insicurezza dilagante, diffusa, fa sì che esista una certa nostalgia, naturalmente non unanime e non priva di distinguo, ma una certa nostalgia nei confronti di un regime che quantomeno garantiva sicurezza e sicurezza economica. E tutto sommato le ricorrenti voci rispetto a un possibile rientro in politica del figlio di Gheddafi, Saif al-Islam, rientrano, credo, in questo gioco di riqualificazione e rivalutazione dell'ansia regime. Io penso che Saif al-Islam sia morto e che tutte queste dichiarazioni siano in realtà, come dire, puramente propagandistiche, perché è sorprendente che non si sia più vista una sua foto o una sua registrazione o una qualunque testimonianza di vita negli ultimi anni. Però naturalmente, insomma, c'è questa carta impazzita che è sempre a disposizione.